Comunque mi hanno scritto, rigenerati mi ha scritto, dice che entro 24 ore ricevo il pacco. Mercoledì, quindi sì, al massimo venerdì ricevo l'iPhone e posso continuare con il gioco di Instagram e live su YouTube, live su Instagram e quant'altro. Ora mi ha scritto un amico mio, dice ma nel video quello di ieri dice che eri imbriaco, no? Ci sembra che avevi bevuto. No, frate, io sempre disciplina, un bicchiere di vino al giorno. L'ultima volta che mi sono ubriacato era 4 anni fa, che volevo giocare un po', no? Volevo, sai, recitare la parte di quello. Queste pisette comprate da Eurospin, 1 euro. Sai, fa pure il cieco. Per giocare, perché se qua dovessi parlare sempre di cose serie, sai, no? Cioè, che palle, oh. Bisogna giocare un po'. Poi giustamente uno mi vede giocare e dice, ma che hai bevuto? È interessante come l'adulto, cioè come l'adulto si mette a giocare, l'altro adulto gli dice, ma che hai fumato? Ma che hai bevuto? Ma che te prendi? Ma che roba te prendi così? Me la prendo pure io? Vedi, non si può giocare un attimino? Non te sto a colpare, frate. Però non si può giocare, giustamente l'adulto quello pensa, dice questo sta imbriaco, guarda come sta fatto questo. No, si gioca un po', si è un po' euforico. Cioè, sono momenti, in quel momento c'era quel kick dentro, ok? C'era quel kick dentro, che mi arriverà di nuovo. Allora, più tardi mi sposto, andiamo verso, non so se Porte Ginesta o più avanti, giusto per cambiare. Comunque è veramente, cioè capisco, è veramente difficile dopo un ritmo di anni e anni di fare. Ecco perché poi faccio certi discorsi, che non so, no, se sì, andare da una parte, sai, quella produttiva o l'altra, quella del nulla facente, o meglio dire di quello che fa esattamente quello che deve fare per campare. E c'è un po' di insoddisfazione perché il fare, vedi, il fare è un'altra sensazione, quindi è difficile, vedi, è difficile godere, è difficile evidenziare i benefici di tutto questo. Quindi vedi il rumore del mare, luccichio del mare, la cosa della sabbia, il calore, pure perché l'aria adesso con l'aria fredda di ieri oggi non c'è. Cioè, oggi è proprio spettacolo, aiuta anche sta cosa, ok? Meglio così, meglio sti discorsi seri, così non sembro ubriaco. Capito? Il fare sembra che soddisfa di più, ok? Del non fare nulla, cioè ti senti più realizzato alla fine del giorno. Poi certo, uno poi si lamenta sempre, no? Si lamenta che non fa nulla, che palle oggi, poi si lamenta quando fa tanto, ok? Oh mamma mia, oggi un po' capì, un culo al lavoro, mamma mia, oggi proprio oggi, Madonna, oggi ci hanno proprio sfondato, oggi proprio. Si va a vedere, uno si lamenta sempre. Quindi tanto vale che mi lamento di questo. Cioè, se mi devo lamentare, vedi, se mi devo lamentare, mi voglio lamentare qui al mare. Comunque una vita al mare non è male, perché il mare, vedi, è figo perché capisci che la terra è tonda. Cioè, guarda, ti faccio vedere l'angolino da qua, giri così. Non so perché, ma riesci a capire la rotondità della Terra. Anche se qualcuno dice che è flat, cioè se tu senti i maestri spirituali dicono che la Terra è, diciamo, la cosa qua è piatta, la tridimensionalità è un'illusione. Ma vabbè, non c'è spazio, non c'è tempo, non c'è, cioè la profondità è illusoria. Non mi impegno molto a cercare di capire queste cose, ok? Cioè io la vedo la profondità e la lascio così com'è, senza pensare che vedo male. Ah sì, non c'è profondità, allora questa è un'illusione, a che mi serve? Non è che poi si vado da Mercadona e il formaggio costa di meno. O che l'abbaglio di Singa non mi dà più fastidio, è uguale, perché comunque l'abbaglio di Singa, che non la smette, vedi, non è che la smette Singa, sì, la tridimensionalità illusoria o meno. Le cose non cambiano. Ah, che abbaia, quelli del camper? C'è un altro camper là.
casa ai cagnetti. Cioè, se non ci fosse la profondità, la tridimensionalità, lei a chi abbaia? Cioè, i cani stanno giù, cioè, si vede, so quelli, non... Però veramente c'è qualcuno che dice che la cosa è come su un flat screen, come se fosse su uno schermo piatto, ok? È una cosa che tu immagini. Perché? Perché in realtà non c'è separazione fra te e l'oggetto che hai davanti a te. Quindi queste sono tutte cose non puoi credere poi a tutto quello che dicono i maestri spirituali, perché se tu sta cosa non dicono che sta cosa non si può capire con la mente, si può solo bla bla bla, ma lascia stare, lascia stare. La gente non cambia, le montagne comunque rimangono montagne, se arriva un uragano o che tu capisci questa cosa o che non la capisci, vedi, l'esterno non cambia. Quindi io ho lasciato perdere la spiritualità, ho lasciato perdere ascoltare i maestri spirituali tanto tempo fa, perché ho capito che non mi potevano aiutare in nessun modo a vivere questa vita. Vedi? Ho capito che nessuno, vedi, nessuno in assoluto ti può aiutare. Sei da solo. I am very sorry, ma sei da solo. Ok, sei da solo ed hai da fare con il mondo da solo. Sì. Ora, ovviamente, frate, io parlo così perché non ho niente da fare. Però mangia quello che vuoi, bevi quello che vuoi, fai quello che ti pare, frate, ok? Non c'è qua un modo per vivere. YouTube è pieno di gente che suggerisce come essere felice, i 10 modi per, i 3 consigli per. I miei non sono consigli. Per quanto riguarda il peso, sai, quelle cose là, sono tutte cose che poi non è che penso veramente, mi escono in quel momento, io le registro, le metto in un video e basta. Devi fare come ti pare, fratello. Vedi, non si può dare retta a nessuno, non puoi ascoltare nessuno. Nessuno ha ragione, nessuno ha torto. Nessuno, non c'è un peso forma qua specifico, non c'è uno standard, ok? Certo. Se parliamo che il peso ti sta danneggiando la salute, yes, allora ti devi mettere a dieta per la tua salute, okay, del corpo, altrimenti soffrirai. Ma se stai bene, se non hai nessun problema nonostante il peso, nonostante comunque quello no, che tu è tutto a posto, vabbè, tutto a posto, fai come ti pare. C'è un cane là che dorme sempre. E l'altra invece che abbaia. Allora, ieri sera. Allora, ieri sera, siccome non sapevo che fare, che la TV non, qua non prende, e non volevo attaccarmi al computer a vedere, che ne so, YouTube o bla bla bla, sono messo a guardare un po' di vlog, i vlog quelli d'inizio, quando stavo a Tenerife. È strano, no? Perché infatti io ero grosso, c'avevo la panza, sembravo veramente un vecchio, però non era questo che volevo dire. Cioè, mi ha colpito e il video. Io e la mia Disa stiamo sempre insieme, una cosa del genere. Perché mi ha colpito? Perché ho trasformato così, senza farlo apposta, ho trasformato un problema, cioè una difficoltà che... Non difficoltà! Siccome il camper era rotto, non funzionava la pompa dell'acqua e sono dovuto andare con lo skate a prendere la bombola del gas, che per fortuna è piccolina, alle Canarie, quella da 5 kg. Cioè, senza farla apposta, ho trasformato una difficoltà in un qualcosa di artistico, in un qualcosa che intrattiene. Poi perché ho pensato alle Canarie, cioè andare al sud, beh, alle Canarie, specialmente dopo ieri sera, perché lì nel vlog dico la data, oggi è, che ne so, 12 febbraio, oggi è 15 febbraio, io stavo in maniche corte e facevano 30 gradi, e a Maiorca a sto tempo, dimenticalo, ovviamente dimenticalo, di positivo Maiorca c'ha che c'è poca gente, quindi vai nelle spiagge e ci sei solo te, però oh, amen, non... 20 febbraio 2016. Non ho molte aspettative per oggi, lo scenario è sempre lo stesso. Giovani e anziani ovunque guardi e anche surfisti. Sarai Leonora? Missione pure stamattina, perché vedi com'è, finita la bombola del gas.
Vabbè, alla fine Danielisa va a fare la lavatrice, io vado a prendere la bombola e ci incontriamo poi qua, ci incontriamo qua al camper. No, ci vediamo là. Il benzinaio sta lontanissimo. Casa quartier della Guardia Civile, todo por la patria. Che brutto edificio.